Messaggio della Madonna a Giacarei, apparizioni in Brasile al veggente Marco Taddeo. Cari figli, in questo giorno in cui la Madre del Cielo è stata elevata al cielo in anima e corpo, vengo a dirvi, guardate la donna vestita di sole che sorge dalla terra come una nuvola e al suo avvicinarsi gli angeli esclamano, chi è costei? Che avanza come l'aurora, bella come la luna, luminosa come il sole, bella e terribile come un esercito in ordine di battaglia. Guardate la donna assunta in cielo, e allora i vostri cuori saranno sempre pieni di speranza, gioia e forza per andare avanti sulla via della santità verso il cielo. Guardate la donna assunta in cielo, e così in tutte le lotte e combattimenti della vita avrete la forza per poter continuare a portare la croce di ogni giorno dietro a mio figlio Gesù e offrire tutto per la salvezza dell'umanità. Guardate la donna assunta in cielo, e allora i vostri cuori avranno la forza di rinunciare a tutto ciò che il mondo e il mio nemico vi offrono, e così avrete la forza di dire sempre sì, come me sì a Dio. Guardate la donna assunta in cielo, e allora i vostri cuori vivranno sempre nella fiducia del compimento della solenne promessa che ho fatto a Fatima e che qui ho ripetuto più volte, più e più volte. Infine il mio cuore immacolato trionferà. Sì, continuate a guardare alla donna assunta in cielo, che gloriosa lascia il suo trono in cielo e la sua corona di regina, e scende qui da 30 anni chiedendo la conversione, supplicando l'amore, supplicando l'obbedienza alla mia voce, perché io possa salvarvi guidandovi nel cammino della conversione, della preghiera, sacrificio, penitenza che conduce a Dio. Guardate la donna assunta in cielo e allora la vostra vita sarà un riflesso vivo del sentiero luminoso che ho lasciato dietro di me mentre salivo al cielo. Mio figliolino Marco, oggi voglio ringraziarti ancora per tutto quello che hai fatto, per tutti i rosari meditati, per tutte le ore della pace, dove tante volte hai insegnato e riaffermato la verità della mia assunzione in cielo. Tu sei il difensore della donna assunta in cielo, difensore degli angeli e dei santi, mio vero e supremo cavaliere d'amore, attraverso il quale finirò tutto ciò che ho iniziato a Parigi, a Salette, Lourdes, Fatima, fino ad arrivare qui e finalmente in te e per mezzo del mio cuore Immacolato realizzerà il mio completo trionfo e finalmente il mio regno d'amore raggiungerà il suo apogeo o apogeo e si stabilirà in tutta la terra. Avanti, continua a illuminare la terra con il tuo amore, con la tua preghiera, con la tua fede, con il tuo canto, con la tua voce, con la tua totale dedizione a me. Continua a dissipare le tenebre e a far risplendere sempre più la luce del mio cuore immacolato. A tutti oggi chiedo ancora una volta, continuate a recitare il mio rosario ogni giorno. Vi benedico tutti da Lourdes, da Pontmain e da Giacarei.